Cari amici reali e virtuali, buongiorno. Che siate già sportivi o che stiate per diventarlo, questo post è per voi. Oggi proverò il trekking a cavallo. Vi presento Alba, lei è la cavalla che oggi mi accompagnerà nel percorso attraverso rifugi e malghe. Saliremo sullo Zoncolan. È un nome che evoca grandissime imprese ciclistiche, perché in effetti questa è stata una tappa di numerosi giri d'Italia, una delle più dure tra l'altro. Bene, noi andiamo, io vado a mettermi l'indispensabile cap e ci vediamo tra poco. Ciao! Il trekking a cavallo è una gran bella avventura. Più impegnativo di una semplice passeggiata, può durare qualche ora, addirittura protrarsi per giorni, diventando così una vera e propria vacanza, immersi nella natura e in compagnia di un animale bello e docile. È un'attività che consiglio a chi è già salito a cavallo. Perciò, se dovesse piacervi l'idea di partecipare ad un trekking, vi suggerisco di fare almeno qualche lezione. Salire su un cavallo e gestirlo non è proprio la cosa più elementare che ci sia. E comunque, per quanto docile, è pur sempre un animale scattante con un peso che può andare ben oltre i 500 kg e sul quale si sta seduti ad 1,5 metri di altezza. Quando prenotate il vostro trekking, informatevi con gli organizzatori riguardo alla difficoltà e alla lunghezza del percorso e scegliete in base alle vostre capacità. Avevo fatto poche lezioni di equitazione da bambina, poi solo qualche passeggiata, e tornare in sella a distanza di anni, non dico sia come salirci la prima volta, ma un po' ci si deve riabituare. Non mi ricordavo, per esempio, il livello di attenzione dovesse essere sempre così alto. Massimo e Barbara sono andati a fare una bella galoppata sul crinale, io non me la sono sentita, non mi sento ancora sufficientemente sicura, insomma spero la prossima volta di godermi anche io questa bella esperienza. Noi abbiamo fatto un percorso di montagna impegnativo, ma con delle piacevolissime soste gastronomiche in cui ci siamo rifocillati e riposati. Se non avete l'attrezzatura da equitazione, potete tranquillamente fare lo stesso il vostro trekking, ma vi suggerisco nel modo più assoluto di indossare il cap. Se non lo avete, chiedete al maneggio se ne dispone e piuttosto che andare a capo scoperto, portatevi un casco da sci o da bici. Scegliete dei pantaloni che non siano troppo scivolosi sulla sella. Io ho usato dei fuso e mi sono trovata abbastanza bene. Sconsiglio tute di cotone, che sono comodissime ma molto molto scivolose. Se non avete degli stivali, andranno benissimo anche delle scarpe sportive. Ne ho indossate un paio da trail running e sono stata felice della scelta. In alcuni tratti ho portato il cavallo a mano e nei sentieri montani, specialmente in discesa, sono state utilissime. Delle ghette o dei calzettoni spessi vi aiuteranno a non sentire fastidio sulla parte inferiore della gamba a contatto con la sella. Nello zaino non devono mancare acqua, integratori in caso di clima caldo e qualcosa per coprirvi quando calerà la temperatura. E se siete in montagna, mi raccomando, lasciate un po' di spazio per eventuali acquisti in malga. Eccomi, sono arrivata sana e salva. Alba è stata eccezionale. E abbiamo fatto un percorso di diverse ore, per cui è stato abbastanza stancante. Abbiamo visto dei panorami mozzafiato e goduto del silenzio che forse soltanto la montagna sa regalare. Sicuramente tra le due Alba sarà la più stanca, però ammetto, lo sono un po' anch'io, soprattutto le gambe un po' indolenzite e la parte, diciamo, che sta appoggiata alla sella. Insomma, questa è una cosa che dovete mettere in preventivo, ma ne vale assolutamente la pena. E quindi siete pronti? A voi!